Ciao a tutti sorrisini e benvenuti. Allora, oggi ho deciso di realizzare questo video per raccontarvi qualcosina in più di Vanessa Padovani, ovvero Miss Mamma Sorriso. Allora, ho deciso di svelarvi quelle cose che ancora non sapete, quindi di rispondere alle domande che finora mi avete fatto in questi mesi, alle quali ancora non ho potuto dare risposta. Partiamo dal mio nome. Allora, il mio vero nome, come vi ho detto prima e come già sapete, è Vanessa Padovani, ma il mio nome d'arte è Miss Mamma Sorriso. Chiamiamolo nome d'arte, insomma, io lo chiamo così. Allora, Miss Mamma Sorriso nasce proprio da questa cosa qui. Ve lo faccio vedere. Facciamo prima. Questa è la fascia che ho vinto nel 2014, è una fascia nazionale, quindi comunque è una fascia importante di un concorso nazionale che si chiama Miss Mamma Italiana e mi sono aggiudicata nel 2014 il secondo posto come Miss Mamma Italiana Sorriso. Quindi da lì diciamo che parte l'idea di utilizzare questo nome come nome d'arte. Per me non c'è nome più bello perché io adoro il sorriso e amo sorridere, sorrido sempre, quindi non c'è cosa che mi si addice meglio di questo nome. Invito a voi a farlo sempre, a sorridere sempre. Poi cos'altro dirvi? Allora, mi avete chiesto in tanti di dove sono, quindi dove vivo. Vivo, ragazzi, in provincia di Ravenna. Quindi sono una romagnola, anche se sono nata in provincia di Bologna, quindi sono un'emiliana. Sono un po' emiliana, un po' romagnola. La mia mamma invece è della Basilicata, mio papà invece purtroppo non c'è più, però abitava qui. E quindi la mia mamma è della Basilicata, quindi sono un misto tra nord e sud. Amo tutte le culture, italiane, non italiane. Altra domanda che mi avete fatto, quanti anni ho? Ho 32 anni, lo dico così, ho 32 anni e sono mamma. Ho tre fantastici figli che adoro tantissimo, che sono Alessio, Thomas e Mattias. Un'altra domanda che mi avete fatto spesso è come hai cominciato a fare musicali? Allora, come e perché? E allora, ho cominciato a febbraio del 2018, quindi quest'anno, in realtà non è tantissimo che li faccio, ed ho cominciato per caso perché volevo controllare Alessio. E in realtà l'applicazione l'ha scaricata Alessio, però io per controllarlo ho cominciato a fare qualche musical.ly ora TikTok con lui. Ora è arrivato anche Romeo. E quindi ve lo presento, anche lui fa parte della famiglia insieme. Eccolo, mi attacca. Romeo, non ti presentare così, non sei così in fondo, sei dolce, sei un gatto dolce. E insieme anche a Michelle abbiamo anche un cagnone di 60 kg, mi fai paura, Romeo. Ed è un bovaro del Bernese. E poi c'è anche Sabo, ovviamente, ci sei anche tu, Sabo, nella nostra famiglia, non mi sono dimenticata di te, che è mio marito. Allora, Romeo mi guarda malissimo, mi fa quasi paura Romeo. E altra cosa, allora, mamma mia, che mi avete chiesto, quanto sono alta? Ragazzi, non sono altissima, sono 1,70 m, quindi insomma, sono né alta né bassa, quindi questo mi avete chiesto. Colore degli occhi, ragazzi, marroni come la Nutella. E intanto Romeo mi morde. Ce la possiamo fare una cosa, una presentazione normale, Romeo? E no, che mi buchi tutto il vestito. Oh, vabbè. Spero di aver risposto a un po' di vostre domande. E, mi raccomando, seguitemi sia su TikTok sia su Instagram. Ovviamente, se vi piace, iscrivetevi anche al canale YouTube. E vi lascio con tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao sorrisini!